Visual presenta Impostori di Antonio Iovane. Annalisa Cima, la musa di Montale. Questa storia ha inizio il 10 ottobre del 1986 all'Hotel Splendid di Lugano, dove un gran numero di giornalisti e critici letterari accorre per una sensazionale conferenza stampa. A convocarli nel lussuoso hotel, ci racconta il filologo dell'Università di Bologna, Federico Condello, è stata Annalisa Cima. Annalisa Cima è stata una poetessa, scrittrice, artista visiva, amica di artisti quasi d'ogni arte, dal cinema alla poesia al teatro, molto nota specialmente in ambienti del nord e della Lombardia, estremamente industriosa, senz'altro molto abile nella gestione della propria immagine pubblica. Annalisa Cima è però anche qualcos'altro. Rievoca spesso la sua amicizia con Eugenio Montale. Il grande poeta, premio Nobel per la letteratura, è morto 5 anni prima. Nel 69 aveva scritto una recensione molto favorevole al primo libro di poesie della Cima, Terzo Modo. Libro inquietante, scrive Montale, non mi stupirei se al di là dell'oceano trovasse più estimatori che da noi. La tradizione italiana manca di figure femminili di questo calibro. La sua poesia è una lezione di etica rovesciata, una scoperta in un'epoca di finte scoperte. Annalisa Cima fa sapere che tra il 68 e l'80 ha frequentato spesso la sua casa in via Bigli 11 a Milano e parla di sé su una scala che va da intima amica a ultima musa. E ora ha convocato i giornalisti all'Hotel Splendid per annunciare che Eugenio Montale, in un certo senso, non è morto, ma ci parla ancora. Di fronte a presenze illustri, fra cui Segre, Bulgheroni, Annalisa Cima presenta al mondo sbalordito la prima tranche delle poesie inedite che Montale le avrebbe affidato con il concorso di plurimi notai, appunto il cosiddetto diario postumo, che secondo le consegne del poeta, così come riferite da Annalisa Cima, sarebbe dovuto uscire, diciamo così, in pubblicazioni rateali, una all'anno, a colpi di 6 poesie per volta, onde comporre con questa annuale cadenza una finale raccolta che è stata edita da Arnoldo Mondadori nell'anno del centenario della nascita di Montale, il 1996. Montale, per farla breve, aveva trovato il modo di stupire anche dopo la propria morte. Tra il 69 e il 79 aveva scritto 66 poesie. Ogni anno, dal 1986 al 1995, ne dovevano essere pubblicate 6. Era stato lo stesso Montale, racconta Annalisa Cima, a suddividere le poesie in 11 buste. Nell'11ª, tuttavia, sarebbe stata presente una bonus track, un pacchetto di ulteriori 18 poesie che avrebbero portato il totale a quota 84. La conferenza stampa in cui annuncia il diario postumo fa molto rumore e il mondo della cultura fibrilla. Il mondo sorpreso segue la vicenda con grande attenzione, i titoli sulle pagine culturali si sprecano, l'attività giornalistica in proprio dietro intervista di Annalisa Cima supera le 300 uscite nell'arco di meno di 10 anni, le pubblicazioni a corredo si sprecano, insomma siamo di fronte a una vera e propria industria promozionale e autopromozionale che accompagna questo meccanismo di uscita a orologeria, fin troppo facile dire svizzero, del cosiddetto diario postumo. È come se il più grande poeta italiano del Novecento avesse deciso di continuare a parlarci dall'aldilà. L'attore disse di averti vista lungo la battigia col caffetano ed un turbante multicolore. Così, in contrasto con le esibite nudità estive, sorridesti appena per la sua ammirazione, ed era proprio quella sprezzatura a renderti diversa, eburnea,
e schiva. Non avevi bisogno di sentirti lodare. Tu bastavi a te stessa. T'allontanasti, lieve, simile ad un gabbiano reale. Il diario conquisterà anche attori come Giorgio Albertazzi, che ne leggeranno in pubblico i versi. Annalisa Cima si mette alacremente al lavoro in vista dell'anno 1996, quando al mondo della cultura sarebbe stato donato l'ultimo grande libro del poeta. E finalmente il volume esce. Copertina azzurra, introduzione di Annalisa Cima che scrive: «Quel che occorreva a Montale per sopportare con minor angoscia il peso degli anni era di poter contare su qualcuno, un discepolo, quasi un figlio. E il caso volle che, conosciutami, vedesse in me tratti che lo rassicuravano. Quella malinconica allegria, il coraggioso spleen, la sete d'amicizia fine a se stessa e un certo amore per il paradosso». Nelle librerie il diario postumo ingrana subito, spinto dalla straordinaria vicenda della sua gestazione. Tra critici e poeti si leva qualche voce dubbiosa. Ma siamo proprio sicuri che quelle poesie le abbia scritte Montale? Il primo, sulla base del suo fiuto stilistico, fu Rabboni, un poeta, fu Giovanni Rabboni. Il secondo, con agguerriti argomenti filologici che, le dirò a onor del vero, sarebbero stati più che sufficienti per aprire e chiudere precocemente la partita, fu Dante Isella. Dante Isella, che a partire dal 1997 ingaggiò una nobilissima sfida a mezzo stampa, uno dei casi rari in cui la filologia ha piena ospitalità sulla stampa, con la editrice la co-editrice del diario postumo per Mondadori, che fu un'altra illustre filologa, cioè Rosanna Bettarini, coautrice con Contini dell'edizione critica complessiva dell'opera in versi di Montale. Il poeta Rabboni e il critico Dante Isella sentono che c'è qualcosa che non va. Ma con i detrattori ci sono anche i sostenitori dell'autenticità del diario postumo. Dalla parte di Cima e Bettarini si schierano, tra gli altri, il poeta Andrea Zanzotto e soprattutto la scrittrice e filologa Maria Corti, che sulla polemica metterà una pietra tombale. «Sapevo del piano di Montale sin dal 1971 e ho visto un passaggio di carte tra il poeta e Annalisa Cima», dichiara l'autrice dell'Ora di Tutti, romanzo che racconta di quando, nel 1480, i turchi espugnarono Otranto. Se non bastasse, nell'ottobre del 1997 viene organizzato un nuovo convegno in quel di Lugano, dove alcuni critici riaffermano, una volta di più, la loro verità. Il diario postumo è autentico. A esaltare il volume montaliano ci sarà anche Albertazzi. Bellissimo, caro Montale. Caro Montale. La cosa straordinaria di questa storia di corrispondenza fra poeti, pure con questi anni di differenza, questa è la cosa bella. L'Annalisa possa essere musa di Montale, è abbastanza evidente, è chiaro, è possibile, ma che Montale sia musa di Annalisa, questa è la cosa straordinaria di questo, che non si può chiamare epistolario, si può chiamare, non so come, amore, arte, vita, incancellabile memoria. Amore, arte, vita, incancellabile memoria, si profonde Albertazzi. Altre timide voci, intanto, osano contestare la linea dettata da Annalisa Cima, ma non segue dibattito. Gli incendi si spengono, il fuoco cova ancora, ma nessuno se ne accorge e, sa, esiste una vita limbale dei falsi, accaduto in Italia con casi ben più celebri e sinistri, dai diari pseudo-mussoliniani al carteggio Churchill-Mussolini. I falsi sonnecchiano, poi si risvegliano, tornano in auge all'improvviso e ci si dimentica degli argomenti con cui erano già stati a tempo debito smascherati. Nel frattempo il diario viene tradotto in francese, tedesco, inglese e portoghese. Nel frattempo i protagonisti della discussione muoiono, da Dante Isella a Maria Corti a Zanzotto e Rabboni, finché non si arriva al 2013, quando, sotto il coordinamento di Federico Condello, si costituisce un gruppo di ricerca formato da filologi, linguisti, informatici, con un solo scopo:
analizzare il diario postumo. Il team si mette al lavoro, rivolta ai versi montaliani, esamina la grafia, le incongruenze, la poetica e giunge a una conclusione. Quel libro è un falso. E a testimoniarlo ci sono innanzitutto alcune strane coincidenze. Montale nel 79, 2 anni prima di morire, avrebbe dato prove di capacità oracolari pressoché prodigiose, infilando nella busta giusta la poesia che, secondo l'implacabile meccanismo a orologeria previsto dal poeta, sarebbe sgusciata fuori dalla sua busta in tempo per alludere ad un evento contemporaneo. Le faccio solo un paio di banali esempi. Crisi politica del maggio 92. Giovanni Falcone è stato ucciso il 24 maggio. È scoppiata da poco Tangentopoli e alle elezioni del 4 aprile il quadripartito al governo, tra cui democristiani e socialisti, ha perso la maggioranza. Il presidente Cossiga si è dimesso e l'interim, in attesa dell'elezione del nuovo capo dello Stato, è stato assunto dal presidente del Senato, Giovanni Spadolini. Sarà lui, pensano in molti, il nuovo presidente che risolleverà le sorti del paese. E da una busta chiusa nel 79 fuoriesce una poesia dedicata, secondo un topos oraziano molto banale, a Spadolini, navarca dello Stato. Giovanni Spadolini, nelle poesie oracolari di Montale, è quindi il navarca, la guida. Nelle polis greche il navarca era il capo della flotta militare. E dalla busta del 79 esce quindi casualmente il nome di quello che è considerato in quei giorni uno dei principali protagonisti istituzionali. Certo, ancora non basta per dichiarare al mondo che quelli del diario postumo sono dei falsi. Le coincidenze, però, non finiscono qui. Ce ne sono altre che riguardano i poeti Sergio Solmi e Vittorio Sereni. Nel 1991 esce dalla sua brava busta chiusa nel 79 una poesia in lode di Sergio Solmi. È il decennale della morte di Solmi, che è morto poco più di un mese dopo Montale nell'81, e Montale nel 79 avrebbe avuto la lungimiranza di infilare quella poesia nella busta giusta fatta apposta per indovinare il decennale della morte del suo antico sodale. Idem per Sereni. Nel 93, decennale della morte di Sereni, esce da una busta chiusa nel 79 una poesia che parla di Sereni. C'è poi la questione della grafia di Montale, anzi delle grafie. Gli esperti della squadra di Bologna le analizzano. Non sono assolutamente compatibili con la grafia di Eugenio Montale. Parlo di grafie perché se ne riconoscono 2 senz'altro, probabilmente 3. Abbiamo avuto anche il valido aiuto di un neurologo, il professor Giuseppe Plazzi, che ha riscontrato in tutte le grafie autentiche montaliane un precoce tremore parkinsoniano o paraparkinsoniano da anni molto recenti. Come noto, nell'ultima fase della sua vita Montale evitava di scrivere a mano per l'aggravarsi della sua patologia, e guarda caso solo testamenti per Annalisa Cima e poesie per Annalisa Cima paiono del tutto indenni dai segni del tremore parkinsoniano. Verso la fine della sua vita, Montale non scriveva a mano, quindi, e se lo faceva, i sintomi del Parkinson erano evidenti nella scrittura. Nelle poesie del diario postumo, invece, non c'è nulla di tutto questo. E se non bastassero coincidenze e grafia, c'è poi la questione della poetica montaliana. Quanto c'è del Montale autentico in questo diario? Poco, pochissimo, secondo il team. Il diario postumo si era già rivelato per Campioni agli occhi di Sella e si è rivelato ai nostri occhi dopo un'analisi capillare estesa un pessimo collage del Montale autentico. Questo già lo benvide Dante Isella. Lui analizzò 2 poesie del diario postumo, dopodiché sentenziò con simpatica metafora vinaria: non c'è bisogno di bere tutta la botte per capire che il vino è guasto.
noi che ci sentiamo inferiori a Isella abbiamo preferito scirupparci tutta la botte, e le posso dire che quasi il 50% del diario postumo è frutto di collage. Secondo Federico Condello e gli esperti chiamati ad analizzare il diario postumo, la metrica presente in quei versi non è mai stata adoperata da Montale e non ci sono paralleli per quello che riguarda le scelte lessicali e stilistiche. Collage, insomma. Coincidenze curiose, grafie sconosciute e c'è infine un'incongruenza che riguarda il protocollo scelto da Montale per la pubblicazione delle poesie. Durante la conferenza stampa del 10 ottobre 86, quando all'Hotel Splendid vengono presentate le prime 6 poesie, Annalisa Cima non ha ancora inventato la leggenda delle buste e, di fronte alla domanda esplicita di alcuni giornalisti, motiva la scelta che ho compiuto, cito, tra le poesie lasciatemi da Montale, sulla base degli appunti che via via prendevo in merito alle nostre quotidiane conversazioni. È evidente che una risposta del genere fa pugni con il meccanismo delle 11 buste, che non prevede nessuna scelta da parte della poetessa medesima, e di 11 buste Annalisa Cima inizia a parlare solo un anno più tardi, tra l'86 e l'87. Tutte le sue dichiarazioni ignorano l'esistenza di questo meccanismo protettivo predisposto dal poeta. È una leggenda nata tardi, nata evidentemente per centellinare il patrimonio, non doverlo mostrare tutto in una volta. La squadra di Condello decreta senza alcun dubbio che il diario postumo è un bidone, un falso costruito ad hoc. E così il professore bolognese passa a scandagliare anche la figura di Annalisa Cima. Eugenio Montale aveva recensito nel 1969, lo abbiamo raccontato, il suo primo libro di poesie, Terzo Modo, ma la poetessa aveva reso pubblica quella recensione solo nel 2006. Secondo Federico Condello, anche in questo caso si tratta di una patacca. Questa falsa recensione, che ci mostra un Montale incline a lodi sperticate della Cima e della sua poesia, è stata confezionata ritagliando e incollando scritti giornalistici montaliani, peraltro con una grazia, oserei dire, da norcino più che da chirurgo. Chi ha confezionato quei testi ha anche evidentemente scarsa dimestichezza con la grammatica italiana e ciò si sente. A ogni modo, se davvero è stata l'ultima musa di Montale, il poeta ne avrà scritto da qualche parte quando era in vita. E anche qui le scoperte sono rilevanti. Non ha menzioni nell'opera ufficiale di Montale. Purtroppo per Annalisa Cima ha una menzione, una sola menzione, che certo non va a suo onore, in una famosa lettera che Montale scrive a Gianfranco Contini nel novembre del 1974, quando il rapporto fra Montale e la Cima dovrebbe essere al suo apice, in cui Montale poco affabilmente la definisce la pennaiola e mette in guardia Contini dal prendere sul serio un libretto confezionato da Annalisa Cima, Incontro Montale, che sotto specie di un libro intervista non è altro che un collage malamente condotto di scritti precedentemente editi dal poeta. A questo punto, davanti al professor Condello, occorre mettersi in gioco e fare una confessione. Tra le mie mani sto sfogliando in questo momento il diario postumo che comprai nel 96. Ero un ragazzo come lei. Io ci cascai. Lei? Io ti fai Isella, confesso. Mi ha battuto, insomma. No, per carità. La trappola era molto ben tesa. Lei ha giustamente messo l'accento sulla infinita rete di relazioni, di amicizie, di appoggio mediatico di cui Annalisa Cima ha goduto, e le dirò che questa non è una storia edificante, non lo è per l'Accademia, non lo è perché è stato un cattivo esempio di scarsa vigilanza critica. I falsi sono una cosa seria e non ammettono un atteggiamento di disinteresse, perché non è il caso del diario postumo, ma i falsi possono fare davvero molto male.
Oggi la critica è quasi tutta unanime nel considerare il diario postumo un falso. Eppure, nonostante indizi, analisi e prove, al dubbio dobbiamo lasciare un beneficio, perché, ammesso e non concesso che il diario postumo non sia frutto della penna di Montale, come si spiega allora il sostegno che alla linea Cima dà Maria Corti? La scrittrice, in un articolo su Repubblica del 4 settembre 1997, aveva detto di aver visto Montale consegnare alla poetessa un notevole gruppo di fogli manoscritti, ciascuno della misura media di una normale busta da lettera. In realtà non dimostra assolutamente nulla se non un modesto passaggio di carte fra Montale e la Cima, ma nulla dimostra che si tratti del diario postumo. Si giustifica così quel passaggio di carte. Eppure Maria Corti racconta anche qualcos'altro. Montale mi rivelò che stava scrivendo una raccolta di poesie che sarebbe uscita postuma e per di più in ondate successive a distanza di anni. Esecutrice testamentaria sarebbe stata la giovane amica Annalisa Cima, a cui la raccolta era dedicata. E quando Maria Corti gli chiese il motivo, lui rispose che tutta l'operazione, in parte ludica, in parte drammatica, era una beffa ai filologi. Sono cani da tartufo, bisogna depistarli. Vedrai che bagarre, che parapiglia ne nascerà. La dichiarazione di Maria Corti lascia interdetti. Si tratta di una studiosa seria, rigorosa. Perché avrebbe dovuto inventare una storia del genere? Eppure, certamente parliamo di un'ipotesi remota, paradossale, ma se la beffa di Montale fosse stata alla fine proprio questa, se il grande poeta avesse voluto depistare, creando di suo pugno dei propri falsi, dei falsi per così dire autentici, falsi d'autore, se avesse demandato ad Annalisa Cima il compito di diffonderli, e se anche Maria Corti avesse preso parte alla beffa. Ho una cassa in cui si ammucchiano dei ritagli e può darsi che un giorno io trovi pronta o quasi pronta qualcosa che non oserei chiamare opera, ma insomma che trovi pronto un nuovo libro. Impostori, scritto e letto da Antonio Iovane. Coordinamento editoriale Anna Silvia Zippel. Musiche, sound design e montaggio Gipo Gurrado. Indie Hub Studio. Editing Americo Fusco. Una produzione Jedi Visual.